incassati ma sono solo accertati, e lo prevede la legge, bisogna mettere i debiti fuori bilancio in base all'anno precedente. Quindi chi sarà il sindaco? Ci sarà un problema, certo, come gestire? Certo, assolutamente. Quando noi parliamo dei trasporti, ecco perché è brutto questo tipo di dibattito, perché quando parliamo dei trasporti, un'azienda sulla mobilità che perde 2.100.000 euro all'anno, che non ha più automezzi, sono tutti obsoleti, è vero. Che non ha possibilità di fare investimenti, che aveva un capitale sociale di 5 milioni di euro e oggi si è ridotto a 800 mila euro e con la perdita del 2011 addirittura di circa 1.600.000, ci siamo mangiati tutto il capitale dell'azienda. Su che cosa facciamo gli investimenti? Allora, quando parliamo di trasporti, ecco perché dicevo, vogliamo parlare di fare diventare Lido il quartiere più bello del mondo, vogliamo parlare di trasporti, che faremo questo, metteremo le navette, eccetera, eccetera. Con quali i piccioli, soldi? I soldi, i piccioli. C'è stata una gestione veramente schifosa, devo definire, del bilancio comunale. Grazie. E oggi noi diciamo alla gente di voler realizzare tutte queste cose. Grazie. Secondo me stiamo prendendo in giro. Stiamo prendendo in giro i cittadini, così dice Abramo, perché mancano i piccioli, mancano i soldi. No, bisogna su alcuni interventi chiarire da dove poi il tempo si prendono i finanziamenti. Pubblicità. E stasera su tutte le cose che abbiamo discusso avremmo detto come realizzarla. Mi sarebbe piaciuto molto su questo. Grazie. Mi è piaciuta la prima puntata, perché siamo stati molto più programmatici. Grazie. Rispetto al passato. Grazie. Rispetto alle altre puntate. Io, se vi volete alzare e stringere la mano, grazie. Certo. Grazie. Io ritorno, in bocca al lupo a te. Grazie. Scalzo, in bocca al lupo a te, Abramo. Grazie, grazie Sergio. Ritorniamo lunedì in diretta con i problemi dei cittadini, però attenzione, non diamo le trasmissioni politiche, però daremo voce ai cittadini per raccontare le loro verità. Grazie a voi, con un applauso finale per tutti. Grazie. Grazie.